del CDA, perché oggi 13 gennaio, appunto in questa bellissima giornata, noi avremmo dovuto cambiare passo rispetto a tutta una situazione che nel corso del tempo si era generata intorno alla nostra, diciamo, nostra cooperativa. Appunto il 13 gennaio doveva essere il giorno della rinascita di questa cooperativa attraverso tutta una serie di azioni che il CDA e la Spoletoria dei Servizi aveva iniziato ad attuare sin dallo scorso 5 luglio, cioè la data di insediamento. Oggi per noi deve e dovrà essere, diciamo, un momento di riflessione, non tanto per quello che è accaduto fino ad ora, ma analizzando ovviamente quello che è accaduto fino ad ora, ma per avere un approccio importante per quello che sarà il futuro, perché questo lo voglio dire all'inizio del mio discorso: la SGS dovrà avere un futuro. Cioè, la sentenza alla quale noi abbiamo purtroppo abbiamo ricevuto lo scorso 29 di dicembre in maniera abbastanza improvvisa, è sì uno stop che hanno dato alla nostra attività, ma non è certo lo stop definitivo che qualcuno avrebbe voluto dare alla nostra attività. Questo come approccio mentale, questo proprio come atteggiamento che sia il consiglio di amministrazione sia soprattutto i soci auspico e credo debbano avere di qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi. Allora, come dicevo, io e il consiglio di amministrazione è stato nominato il 5 di luglio scorso, in un momento in cui, forse preveggendo qualcosa, tutti davano la struttura dei servizi fallita. È ovvio che dirlo oggi sembra, tutti potremmo dire, avevano ragione. Certo è che durante questi 6 mesi vissuti intensamente a combattere e a far valere le ragioni della Spoletoria dei Servizi, durante questo percorso noi abbiamo immaginato tutt'altro. Fino all'apice, dal nostro punto di vista, raggiunto lo scorso 15 novembre, quando dopo 2 o 3 udienze riesco a farmi ascoltare dal giudice delegato, dottor Laudenzi, rispetto a tutte quelle iniziative che il consiglio di amministrazione aveva durante questo periodo messo in essere, riprendendo in mano una situazione, diciamo, un po' ferma, un po' stabile, diciamo, da un punto di vista proprio della dinamicità che dovevamo dare a questa Spoletoria dei Servizi, in un momento in cui ci veniva contestata una, appunto, non continuità. E qui iniziamo, diciamo, un po' il percorso che c'è stato per arrivare ad oggi. Allora, le vicende che hanno, diciamo, portato a questa situazione di oggi, per non andare troppo indietro, diciamo, iniziano quando il consiglio di amministrazione, qui io ho la fortuna di avere il vicepresidente Carlo Colini, che ringrazio, che mi sosterrà nel ricordare date ed episodi. Le vicende dal mio punto di vista iniziano quando il consiglio di amministrazione a presidenza Marcucci decide di richiedere un concordato preventivo in continuità rispetto a una ipotizzata o stato di crisi della Spoletoria dei Servizi. Allora, io già da qui
secondo una serie di riflessioni e studi che abbiamo fatto durante questo periodo, secondo noi, secondo questo Consiglio di Amministrazione, già all'epoca questa richiesta, secondo noi, ha inficiato molto nel percorso, quello che poi è stato il percorso a divenire della scuola locale dei servizi. Questo perché in quel momento, in quella fase storica, pur uscendo da un commissariamento che aveva, a nostro parere, dilapidato un patrimonio immenso che era la SCS, non era certo nelle condizioni di dover, richiedere un così tanto aiuto al tribunale. Questo perché la situazione debitoria al momento non era così grave rispetto a un patrimonio molto importante che tuttora la SGS detiene e che secondo noi è un po', il dato che è positivo e negativo allo stesso tempo, perché è positivo per quanto ci riguarda, perché il patrimonio vale molto di più dei debiti asseriti e molto contestati da noi, e da una parte lo stesso patrimonio così importante, sono costretto purtroppo oggi 13 gennaio a confermarlo, forse qualcuno ci ha messo gli occhi. Allora io piuttosto che continuare, vorrei fare una prima riflessione fatta proprio ai soci della spogliatoia dei servizi, e mi domando perché di fronte a tanto patrimonio e tanta storia che comunque la spogliatoia dei servizi ha, non ci sia stata durante questo periodo una reazione dei 21.000 soci. Dopo aver subito, secondo il nostro parere, già all'epoca della forzata regressione nella percentuale all'interno della Banca Popolare di Spoleto, un'ingiustizia palese. Io non riesco, sinceramente, questo lo dico da primo presidente non spoletino della SGS, non riesco a capire quale sia stato l'atteggiamento ricondito all'interno del 21.000esimo socio della spoletina di Servizi a non reagire a questa situazione. Lo hanno fatto, secondo me, troppo poche persone, forse perché queste poche persone, qui bisogna un po' fare autocritica, non hanno ben informato il resto degli azionisti della SGS rispetto a quanto stava avvenendo e quanto stava accadendo. Ora è ovvio che per me è molto difficile oggi fare tutta la storia di quello che è accaduto, e perciò cercherò, pur dovendo fare qualche passo indietro ogni tanto, e farò il punto di questo consiglio di amministrazione. Allora noi, come dicevo, il 5 luglio ci siamo insediati e assieme ai consiglieri di amministrazione, assieme a tanti consulenti e avvocati che, dico, se ci fossero i soci e se ci fosse qualche organo di stampa, tanti consulenti e avvocati a titolo completamente gratuito, anzi io immagino spendendo qualcosa di proprio, hanno voluto assistere a questa delicatissima fase la spogliatoia dei servizi. E qui posso fare e voglio fare qualche nome, perché è importante che si gratifichino le persone, anche se non so se si sentano gratificati di aver aiutato la spogliatoia dei servizi, ma si gratificano le persone che in questa fase, dal 5 luglio ad oggi, alcuni anche prima ovviamente, hanno supportato con la loro professionalità e con il loro sapere tutta l'azione di questo CDA. E parlo, dico ovviamente in maniera random, l'avvocato Taverna, l'avvocato Lizia Rangeletti, l'ingegner Del Bianco,
perché non voglio assolutamente dimenticare nessuno, e l'avvocato Gagliardi, l'avvocato Marcello Carriero, insomma una serie di professionisti, di validissimi ed esimi professionisti che hanno supportato questa nostra azione. Dicevo, il 5 di luglio noi ci siamo insediati ed abbiamo, almeno io personalmente, perché tutto il resto del consiglio di amministrazione molto più di me conosceva i fatti, e io ho iniziato a leggere attentamente qualcosa come 300 o 400 verbali di consiglio di amministrazione della spogliatoia dei servizi, i quali mi hanno aiutato a ricostruire la storia di questa cooperativa. E da subito, anzi ogni minuto, emergevano fatti e storie che comunque ci hanno aiutato a capire come questa cooperativa si sia poi trovata in una situazione così delicata. E devo dire che, al di là di quello che sento dire nei blog, nei social e tutto quanto, ovviamente ci saranno state delle colpe degli amministratori e chi è che non sbaglia, ma è sempre stato più evidente, leggendo le carte, che qualcuno ha voluto sistematicamente, con un disegno ben preciso, portare al fallimento della spogliatoia dei servizi. Questo noi oggi ne siamo certi scientificamente, matematicamente, lo possiamo dichiarare, e di qualcuno potremmo fare qualche nome. È ovvio che qualcuno ha fatto l'errore di uscire troppo allo scoperto, perciò per noi sarà più facile farne nome e cognome, alcuni sono stati più bravi a rimanere dietro le linee e perciò sarà più difficile per noi, come voglio dire, accusare di questo grave, diciamo, di questa grave azione fatta contro la spogliatoia dei servizi. Dicevo, leggendo le carte, noi che cosa abbiamo evidenziato giorno per giorno? Innanzitutto che il 5 luglio 2017, già da qualche mese, la spogliatoia dei servizi appunto si trovava in concordato preventivo in continuità con un nominato commissario giudiziale, il dottor Eros Faina, che secondo noi, al di là dei propri compiti e delle proprie competenze, agiva sistematicamente non da commissario giudiziale, ma da persona che di molto andava fuori le proprie competenze. Questo ovviamente non a supportare la spogliatoia dei servizi, ma a creare di continuo e quotidianamente, attraverso azioni ed imposizioni, problemi alla spogliatoia dei servizi e da un già, diciamo, consiglio di amministrazione, anche quello precedente, e ovviamente in difficoltà. E ho fatto subito il nome di Eros Faina, perché se non fosse chiaro, uno dei maggiori problemi che ha avuto questa la SCS in questa fase così delicata, forse è stato proprio quello di avere la sfortuna di avere un commissario giudiziale commissario giudiziale che non si comportava da tale